L'abito da sposa, si sa, ha una potente valenza simbolica. Si può desiderare ardentemente, ma si può anche arrivare ad odiarlo violentemente, tanto da volerlo fare a brandelli. E negli Stati Uniti è diventata ormai quasi una moda stracciarlo o dargli fuoco. Da queste considerazioni è partita Roberta Torre per il suo studio teatrale Trash the Dress, ispirato alla mitica Medea che per vendetta uccide i suoi stessi figli. Seconda tappa dell'iniziativa In Cantiere, una serie di 3 studi teatrali organizzati per valorizzare i cantieri culturali alla ZISA come centro di produzione artistica. Prime prove per un nuovo lavoro, in cosa consiste? L'idea è quella che ci sia questa sorta di lavoro sull'abito, su questo abito che diventa anche il simbolo di tanti desideri, di tanto immaginario, appunto, di questa Medea sposa, tradita, ingannata e vendicativa, come è appunto Medea. I cantieri culturali cominciano ad essere quindi un punto di riferimento per l'arte in città, ma insomma in tutta Italia. Stiamo cercando di lavorare proprio per ridare vita anche appunto ai cantieri culturali, per far diventare Palermo una città di arrivo, non soltanto una città dove si deve rimanere incatenati.